si pone ben presente il difficile bilanciamento fra libertà individuale del corpo alle cure e interesse della collettività, e quindi inserisce un secondo comma, il quale secondo comma parte così: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non con disposizione di legge. Guardate, anche semanticamente, questo è il limite al diritto, ma è un limite al diritto che è molto diverso da come compare negli altri articoli della Costituzione. L'articolo 16, per fare un esempio, libertà di circolazione, si dice che tutti i cittadini possono circolare liberamente al territorio nazionale, salvi i limiti imposti alla legge. In questo caso, invece, il limite si desume implicitamente a contrario, perché la disposizione è una riaffermazione della libertà. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi, a contrario, desumo che la legge può imporre un limite alla libertà di autodeterminazione con riferimento al proprio corpo. Tuttavia, questo articolo si conclude con una frase densissima e profonda: la legge non può in nessun caso, monito del Costituente, violare i limiti imposti, altro monito del Costituente, dal rispetto della persona umana. Che cosa significa questo limite che viene messo a chiusura dell'articolo 32? È un limite che funziona al contrario del limite che si trova nell'articolo 16, perché mentre l'articolo 16 limiti alla libertà di circolazione, nell'articolo 32 il limite che viene espresso esplicitamente è il limite al sovrano democratico, il limite alla legge, il limite al potere. Il potere, il sovrano democratico, neanche un'assemblea unanime, di scrive Stefano Rodotà, potrà mai sostituirsi all'individuo, anche se lo volessero tutti i cittadini. Sono parole che cito a memoria di Stefano Rodotà.